inizi nell'85, sono stato invitato dagli amici a partecipare a una mostra in un'ex fabbrica, e in sta fabbrica io ho fatto degli interventi lì sui muri, portando delle muffe che c'erano, ed era una cosa che volevo fare io. Poi che qualcuno aveva pensato che quello fosse arte contemporanea, tanto meglio. E riguardando adesso con gli occhi e la consapevolezza di poi, anche quello è una cosa importante che ho fatto, forse. Ma nel momento in cui la facevo, non mi chiedevo cosa stavo facendo, mi sembrava importante fare le cose che ho fatto. Ci sono anche le cose che faccio con gli oggetti, che rimangono oltretutto al di là di quello che io posso dire, comunicazione, come discorsi generali, che sono degli oggetti che ho in giro in questa casa, tipo, non so, questi libri che sto cancellando, tipo questi poster di Monet su cui sto appiccicando il pongo. A me è una cosa talmente quotidiana che è un po' difficile fare un discorso di individuazione su quello che faccio. Un libro di foto della NASA, degli archivi della NASA. Io l'ho trovato in una libreria e ve lo sfoglio, così forse si capisce che cos'è. Ed è pur sempre un libro. Io ci ho fatto qualcosa, non so se è molto evidente a questo punto. Il libro rimane il libro. Lavorare con questo libro dimostra una delle cose più tipiche di quello che faccio io. Cioè, cosa ci hai fatto? Ci ho cancellato tutte le didascalie e i testi, in questo caso, con la gomma. Viene via. Io normalmente utilizzo delle cose che ci sono già. Con un proiettore per le diapositive, con un episcopio per le cartoline, quello è un frammento di cartolina, proietto l'immagine sopra e poi con varie tecniche che sono qui del un pirografo, qui dei solventi, disegno. E sono su tutti i frammenti adesso delle cartoline che utilizzerò. E voglio utilizzare delle caratteristiche di questo materiale di essere diverso quando lo si guarda in controluce. Perciò farò un lavoro che è una specie di grande muro con questi polistiroli che sono con della luce dietro. Perciò il disegno, invece di vedersi con la luce radente, si vedrà in controluce. E questa è la materia del polistirolo, sarà non così evidente, ma diventa quasi come una specie di foglio. Perciò evidenzio di più i disegni che ho fatto su questo polistirolo, piuttosto che la materia del polistirolo molto sgradita. Ed è un altro modo di utilizzare una cosa che c'ho già. Anche questo polistirolo ha un formato standard. Cioè è un polistirolo che ho comprato già così, non l'ho fatto tagliare io. È un polistirolo da imballaggio. Mi diverto a utilizzare tecniche diverse, non mi piace un intervento unico sempre, quando lavoro in questo modo. E forse mi disturba anche un po' questo virtuosismo che poi uno acquisisce con la mano, andando avanti, che non è necessario, non sono esattamente un disegnatore, anche perché utilizzo i disegni degli altri, per cui con le cartoline, le immagini degli altri. Mi interessavano molto le immagini, cioè i soggetti di tutta sta roba che vedete qua, non so, i viaggi in Tunisia, in Sardegna, in Grecia, delle mie sorelle, che sono delle banalissime diapositive, delle noiosissime che tutti hanno quando vanno a fare le vacanze. E allora fare un lavoro con 200 di queste immagini mi sembrava anche molto morale, forse. Sì, c'è un po' di discorso di antagonismo con le parole, forse perché io parlo troppo. E allora
anche un discorso di autocensura, quello di togliere le parole degli altri. Cioè, se le parole che ci sono lì, le mette per cancellarle. Per cui va bene anche questa cosa. Ma non è che, so, ad esempio, se rifaccio Van Gogh, preferisco togliere le parole perché disturbano in questo caso. Cioè, io preferisco pensare, o nei libri, ho tolto le parole sia nei libri che sui poster, più che parole ci sono ancora, lì sono coperte dal pongo. Perché mi sembra che molto spesso c'è questa invalenza pubblicitaria della, come si dice, dell'advertising proprio, la parola che ti insegue dappertutto. Adesso faranno, ho letto sui giornali che faranno i giornali, le pubblicità che le apri e parlano. Questa cosa che ovunque vai c'è qualcuno che ti dice qualcosa, che ti richiama quelle parole, quello che stai facendo, quello che stai guardando. È un po' un'ossessione. C'è un discorso di continuità e di utilizzazione delle cose di più generale rispetto a chi ci sta prima di noi, per cui anche con la fe concettuale lo utilizziamo nella vita propria. Ma se io utilizzo Monet, anche perché mi interessa Monet, non le richiamo concettuali Monet, ad esempio. Lo stesso se utilizzo Picasso, Michelangelo o altre cose. È un'utilizzazione che è una compagnia con, un lavorare con, non un richiamo mentale, un gioco mentale, un mentalismo su qualche cosa. Siamo degli artisti, facciamo questo lavoro, lo facciamo nelle condizioni in cui riusciamo a lavorare, in cui riusciamo a voler dare un senso particolare alle nostre cose. C'è un problema di individuazione delle cose che vogliamo fare, di senso e di valore che vogliamo dare a queste cose, e un problema di strumenti che abbiamo a disposizione nell'ambiente, nelle condizioni ambientali, in questo senso usavo il termine ecologico, in cui viviamo, e queste condizioni ambientali non sono semplicemente questa casa, il fuoco di cielo, fa freddo fuori, come succede oggi, ma sono anche, non so, gente che è vicino, gente che ci sta prima di te,